Salve, per la rubrica Pratichiamo la maglia vi presento il prossimo progetto. È questa copertina lavorata con un punto molto semplice, il punto legaccio, di cui poi vedremo la scuola che ho già inserito in programmazione, realizzata con un filato sfumato della DMC Brio. Ho fatto questa copertina che ha dei bordi dritti e poi la lavorazione è in diagonale, che sembra complicatissimo da realizzare, mentre invece è veramente un procedimento banale. Per questo volevo proporvelo, perché è adattissimo a chi inizia a lavorare ai ferri e che quindi si vuole cimentare però con un progetto interessante, anche se semplice. E andiamo a vedere l'occorrente e poi procediamo subito con le spiegazioni. Ecco, questo è quello che vi occorre per realizzare la copertina. La lana brio in questa colorazione, e la colorazione che ho scelto io è la 409, un paio di ferri numero 4,5. La leggenda del gomitolo dice qua, numero 4. Io ho preferito mettere un mezzo numero in più perché preferisco che la lavorazione sia più soffice e voluminosa. Abbiamo bisogno anche di un marker, quindi un ago da lana, delle forbici e iniziamo a lavorare. Dimenticavo di dirvi che vi occorrerà circa 2 etti e mezzo di lana. Ogni gomitolo pesa un etto. Questa è quella rimanenza, poi ne prenderò altri per proseguire il progetto. Il terzo gomitolo non si finisce, insomma, si lascia più o meno a più o meno. Quindi qui ne dovete comprare 3 perché sono da un etto, però ce ne vanno circa e mezzo, mezzo. Ecco, vi mostro il bellissimo gomitolo della DMC con tutte le sfumature dell'azzurro verde panna. Sono delle bellissime colorazioni. Io ho scelto questa, ma ne troverete anche sul rosa, su tantissime tinte, quindi c'è da scegliere tra le sfumature che ognuno di voi preferisce. Bene, iniziamo a lavorare. Tanto per cominciare, montiamo 4 maglie. Facciamo il cappietto 1, 2, 3 e 4. Voltiamo il lavoro e lavoriamo a dritto tutte e 4 le maglie. 2, 3 e 4. Voltiamo il lavoro, lavoriamo a dritto la prima maglia e sulla seconda maglia realizziamo un aumento. In che modo? Inseriamo prima il ferro come se lavorassimo dritta la maglia e tiriamo fuori il filo, ma non facciamo cadere la maglia, anzi la prendiamo da dietro e raccogliamo la maglia dalla parte posteriore realizzando un cappietto. Inseriamo la maglia, prendiamo il filo, ma non facciamo cadere la maglia stessa dal ferro. Ma prendiamo la parte posteriore della maglia fino a formare un cappietto e gettiamo di nuovo il filo e tiriamo fuori. A questo punto, sull'ultima maglia ne abbiamo realizzate 2 e in totale abbiamo 1, 2, 3 maglie. Le altre 2 le lavoriamo normalmente a dritto. Voltiamo il lavoro.
Adesso lavoriamo le prime due maglie e poi realizziamo l'aumento. Quindi una, due, e sulla terza maglia realizziamo l'aumento come abbiamo appena fatto. Inseriamo il ferro nella maglia, ma non la facciamo cadere, la raccogliamo da dietro e poi aumentiamo. Le altre due le lavoriamo normalmente. Le prime tre maglie sono diventate 4, 1, 2, 3 e 4. E poi chiudiamo il giro. Voltiamo il lavoro. A questo punto, sull'inizio del lavoro, realizziamo 3 maglie. Una, due e tre. Sulla quarta realizziamo l'aumento. Inseriamo il ferro. Non facciamo cadere la maglia, raccogliamo di nuovo la maglia dal dietro e aumentiamo. Le altre due le lavoriamo a dritto, 1 e 2. Voltiamo di nuovo il lavoro. Lavoriamo le prime 4 maglie a dritto. Quindi 1, 2, 3 e 4. Sulla quinta realizziamo l'aumento. Inseriamo una prima volta, inseriamo una seconda volta nella parte retro, aumentiamo e abbiamo ottenuto 2, 4, 6 maglie. Le ultime due le lavoriamo a dritto normalmente. Voltiamo di nuovo il lavoro e lavoriamo a dritto le prime 5 maglie. 1, 2, 3, 4 e 5. Sulla sesta realizziamo l'aumento sul fronte della maglia, sul retro della maglia e otteniamo 2, 4, 6, 7 maglie e poi le altre due a dritto. Pian piano che procediamo con gli aumenti, il nostro primo gruppo di 4 maglie pian piano si allarga formando l'angolo della nostra copertina, fino a quando non avremo ottenuto un totale di 16 maglie per un bordo di 8 più 8, che manterremo costante durante tutto il corso dei giri che seguiranno, fino a incrementare la parte centrale tra questi due gruppi di 8 maglie, che avrà un aspetto diagonale rispetto ai bordi e che costituirà il corpo della nostra copertina. Voltato il lavoro, lavoriamo a dritto le prime 6 maglie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sulla settima maglia realizziamo l'aumento nel solito modo: sul fronte della maglia, sul retro della maglia e le ultime due maglie le lavoriamo a dritto. Voltiamo di nuovo. A questo punto il lavoro rimane costante. Realizzeremo sempre 7 maglie di inizio lavoro e sull'ottava realizzeremo l'aumento. Quindi andiamo a realizzare a dritto le prime 7 maglie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 e sull'ottava realizziamo l'aumento sul fronte della maglia, sul retro della maglia e le ultime due a dritto. Voltiamo il lavoro e ripetiamo questo step. Realizziamo 7 maglie a dritto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e sull'ottava realizziamo l'aumento. A questo punto, a fine giro, avremo 3 maglie che lavoreremo sempre a dritto, 2 e 3. Voltiamo e ripetiamo l'aumento come l'abbiamo fatto nei precedenti due giri, quindi 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Lavorate le 7 maglie dritto, sull'ottava realizziamo l'aumento. E a fine giro ci troveremo 4 maglie. 1, 2, 3 e 4. Voltiamo il lavoro. Di nuovo 7 maglie a inizio giro. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sull'ottava realizziamo l'aumento, sul fronte, sul retro, e avremo 5 maglie a fine ferro che lavoreremo di nuovo a dritto. 2, 3, 4 e 5. Di nuovo giriamo e facciamo il successivo giro d'aumenti. Quindi 7 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sull'ottava realizziamo l'aumento. Abbiamo 6 maglie a fine ferro. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Come vedete, il nostro angolo si arrotonda sempre di più. Voltiamo il lavoro e ripetiamo. 7 maglie a inizio giro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sull'ottava realizziamo l'aumento. A questo punto abbiamo 2, 4, 6, 7 maglie di fine giro. Stiamo quasi raggiungendo il numero di maglie che deve comporre il bordo di sinistra. 6 e 7. Voltiamo il lavoro. Lavoriamo 7 maglie dritto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e l'ottava la aumentiamo. Quindi abbiamo 8 maglie, 2, 4, 6, 8 e 2 e 8 maglie sulla destra con una maglia centrale, 2, 4, 6, 8 e la maglia centrale che costituisce l'inizio della parte centrale del telo della nostra copertina che pian piano verranno incrementate formando un lavoro in diagonale. Quindi lavoriamo le 8 maglie conclusive a dritto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, giriamo il lavoro e ripetiamo. Quindi siamo di nuovo a inizio giro, realizziamo le 7 maglie iniziali, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sull'ottava realizziamo l'aumento. E poi 2, 4, 6, 8, lavoriamo quella centrale a dritto e anche le altre tutte a dritto. E pian piano andremo costituendo i due bordi laterali dell'angolo della copertina con le maglie al centro che aumenteranno di giro in giro. Voltiamo il lavoro. Di nuovo realizziamo 7 maglie, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sull'ottava realizziamo l'aumento e poi 2, 4, 6, 8 e al centro sono diventate 2, quindi 1, 2, poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 per l'altro bordo. Giriamo. Sette maglie, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, sull'ottava facciamo l'aumento e poi tutte le altre maglie a dritto che saranno 2, 4, 6, 8 del bordo e 3 nella zona centrale. Quindi a dritto tutto il resto. Quindi come vedete il procedimento è molto semplice perché in realtà noi tutti i giri non facciamo altro che aumentare una maglia in ottava posizione e per il resto lavorare sempre a dritto e poi pian piano lo schema si comporrà da solo con questi due bordi laterali che proseguiranno il loro corso e queste maglie centrali che verranno evidenziate rispetto ai due bordi laterali grazie agli aumenti che andiamo pian piano realizzando. Tiriamo su un altro pochino il lavoro e vediamo come risulta visivamente. Ecco, vedete che ho proceduto con il lavoro e vedete già delinearsi il bordo di 8 e 8 maglie laterali e pian piano si distingue il punto in cui viene aumentato e la parte interna che procede invece diagonalmente. Questo praticamente è il procedimento che rimarrà costante fino a quando una delle due dei due lati non avrà raggiunto i 60 centimetri, perché in realtà la nostra maglia sarà così, con l'angolo retto formato da queste da questi due bordi e in diagonale la parte centrale della nostra copertina. Pian piano questo incremento aumenterà questo lato e anche quest'altro lato quando avranno raggiunto i 60 centimetri, cioè quando in totale avremo sul ferro 180 maglie, allora sarà il momento di iniziare le diminuzioni. Adesso procediamo in questo modo, continuando a fare l'aumento a inizio ferro dopo l'ottava maglia, dopo la settima maglia sull'ottava e alternando i ferri, naturalmente succederà che una volta verrà incrementata da questa parte, una volta verrà incrementato da quest'altra parte in alternanza, un ferro sì e un ferro no, e creando questo graziosissimo scalino che evidenzierà i laterali della nostra copertina e il centrale che lavorerà diversamente. In realtà noi lavoriamo sempre tutto un ferro, come abbiamo fatto fino a questo momento, ma gli aumenti creano questa diversificazione delle costine del punto legaccio. Quindi proseguite in questo modo, realizzando sull'ottava maglia di inizio ferro l'aumento nella parte posteriore della maglia, così come vi ho fatto vedere fino a questo momento. Quando avrete sul ferro 180 maglie per un totale di 60 cm di lato, allora vi fermate perché è il momento di girare, di diminuire e creare l'altezza della copertina. Per ora stiamo procedendo per creare la larghezza. Ecco, come vedete sono avanzata con il lavoro, qui potete vedere l'angolo che si viene a formare con la lavorazione in diagonale e questo lato che non posso farvi vedere per intero perché non entra nella camera, però comunque questo lato qui deve raggiungere la larghezza della nostra copertina e cioè i 60 centimetri. Non sono ancora arrivata, mancano alcuni giri. Diciamo che non appena avremo sulle maglie 180 maglie, più o meno ci siamo. Quindi devo proseguire ancora con i miei aumenti a inizio giro, dopo la settima maglia, sull'ottava maglia di ogni inizio giro, proseguire con i miei aumenti che abbiamo già visto, fino a quando non avrò raggiunto i 60 centimetri di lato e le 180 maglie, sul ferro di lavorazione. Ecco, questo è l'andamento del lavoro. Io ho iniziato, in questo punto e poi pian piano sono salita lavorando questa fascia laterale e, questi giri in diagonale, facendo questi aumenti laterali a inizio giro dopo la settima maglia sull'ottava. Come vedete, i miei ferri, eccoli, sono
Molte maglie già inserite, ma non sono ancora arrivata. Questa è la sfumatura che si ottiene, come vedete, bellissima. Io trovo che sia veramente molto molto bello questo filato. E dobbiamo proseguire in questo modo per ancora un piccolo tratto. Ecco, sono al mio penultimo giro. Ora sto aumentando la 179esima maglia, quindi faccio le prime 7 maglie, 3, 4, 5, 6, 7, quindi sull'ottava aumento sulla prima metà della maglia, poi giro e afferro la seconda metà della maglia e faccio aumento. Sull'ottava maglia ne ottengo 2, come ho fatto fino a tutto il tratto, 2, 4, 6, 8 e una 9. E quindi proseguo per tutto il ferro, lavorando sempre a maglia dritta fino alla fine del giro. Come vedete, le nostre maglie oramai sono diventate tantissime. Siamo quasi al punto in cui dobbiamo cominciare a girare e facciamo un altro ferro. Siamo arrivati alla fine del ferro, ora ricominciamo quest'ultimo ferro con il quale raggiungeremo le 180 maglie, quindi facciamo i primi 7 punti a dritto, 4, 5, 6, 7, facciamo l'ultimo aumento e con quest'ultimo aumento abbiamo raggiunto le 180 maglie. Quindi proseguiamo il giro sempre a dritto, come abbiamo sempre fatto, fino alla fine del giro. Dopodiché il lavoro cambia, dobbiamo iniziare da una parte gli aumenti e da una parte le diminuzioni per proseguire dritti sulla nostra copertina. Prima di proseguire con la lavorazione, vorrei mostrarvi un campioncino che vi schematizza in modo più sintetico come sarà l'andamento del lavoro. Allora, questo lato nella nostra copertina finale dovrà misurare 60 centimetri. Questo lato, che è quello lungo della copertina, dovrà misurare 90 centimetri. Abbiamo iniziato il lavoro qui con le 4 maglie e poi pian piano abbiamo aumentato e raggiunte le 16 maglie dei due bordi 8 e 8, abbiamo cominciato a ottenere la parte centrale della copertina con i giri in diagonale. A questo punto della nostra copertina siamo arrivati al punto in cui abbiamo raggiunto i 60 cm di larghezza e quindi in diagonale abbiamo raggiunto questa zona qui. In questo modo, uno spicchio che praticamente ci ha fatto raggiungere i 60 cm su un lato e anche sull'altro. Adesso per un tratto dobbiamo proseguire in modo dritto per ottenere il lato lungo della nostra copertina. Allora, in questo punto dobbiamo fare una lavorazione sull'angolo e poi iniziare le diminuzioni. E quindi per un breve tratto, a partire da qui in poi, qui continueremo ad aumentare, ma qui diminuiremo in modo tale che il numero di maglie rimanga costanti e che in modo diagonale continui a crescere fino a raggiungere i centimetri che ci necessitano. Il problema dell'angolo è che se noi interrompessimo la lavorazione degli aumenti in modo improvviso, l'angolo tenderebbe a tirare a fare questo lavoro. Allora, per un tratto dobbiamo fare una serie di giri soltanto incentrati sull'angolo, sulle 8 maglie iniziali, avanti e dietro, diminuendo ad ogni giro una maglia e poi riprenderle tutte quante insieme per dare il garbo dell'angolo. Dopodiché proseguiremo, nel modo che, vi ho descritto, cioè
stando in questo punto, avendo superato l'angolo, dovremo continuare ad aumentare su un lato, ma diminuire sull'altro, in modo tale che i nostri giri siano costanti e procedano di pari passo fino a quando non avremo raggiunto i 90 centimetri di altezza. Ecco, vi faccio vedere il lavoro, più da vicino. Qui vedete l'inizio del lavoro dove abbiamo montato le quattro maglie. Poi pian piano abbiamo aumentato le maglie a inizio di ogni giro fino a quando non ne avevamo 8 e 8. Poi, proseguendo sempre con questi aumenti, pian piano si è formato il bordo che abbiamo visto assieme e la lavorazione in diagonale. A questo punto del lavoro però siamo arrivati alla larghezza che ci era necessaria, cioè i 60 centimetri, e quindi dobbiamo cominciare a diminuire su questo lato per far girare il lavoro. Però prima di fare questo discorso dobbiamo realizzare un angolo fatto in modo che non si arricci, perché se noi interrompessimo immediatamente gli aumenti e iniziassimo le diminuzioni su questo punto, l'angolo girerebbe male, sarebbe poco capiente. Allora dobbiamo fare, prima di iniziare le diminuzioni, una serie di giri soltanto sull'angolo che pian piano diminuisce il numero di maglie da 9, 8, 7, 6 a formare questo triangolino. Dopodiché, una volta che siamo arrivati con l'ultima maglia, le riprendiamo tutte e siamo arrivati a questo punto superando l'angolo e avendo concesso il garbo dell'angolo che ci permette di farlo girare in modo corretto. Solo a questo punto possiamo iniziare e siamo a questo punto del lavoro, vedete? Così possiamo iniziare le diminuzioni. E allora all'inizio di ogni giro, da una parte continueremo ad aumentare e dall'altra invece inizieremo a diminuire, fin tanto che non avremo raggiunto i 90 centimetri di altezza della nostra copertina, e cioè questi. In ogni modo è molto più semplice realizzare questo passaggio che spiegarlo, quindi andiamo a vedere come faccio questo angolo per fargli dare il garbo per girare in modo corretto, in modo che non si arricci sugli angoli.